Ciao, sono Roberto Giordano e questa mattina sono qui a Toirano. Sono un appassionato di runner, una passione che è diventata un lavoro con il programma televisivo Correndo per il Mondo e che mi ha permesso di conoscere Diego Marino, che ha organizzato questa mattina questa bellissima manifestazione, una manifestazione fatta appunto per Carmela, questa ragazza sfortunata che ha avuto questo terribile incidente, ma che con la forza della volontà sta recuperando tantissime energie. Mi sono onorato che Marino abbia pensato a me, perché è una giornata di sport, una giornata di volontà, una giornata di solidarietà, di amicizia, che sono delle caratteristiche che fanno parte della mia vita. Ma non correte voi? Non correte? Pensavo che correte col tuo fisico, dai! Ciao ragazzi, buona giornata anche oggi con l'associazione Mani per Carmela. Siamo a Toirano in una corsa camminata che anche, cioè anche per oggi praticamente parteciperà e devolverà praticamente a Carmela di nuovo dei soldi per queste cure a Innsbruck. Siamo felicissimi perché anche qua praticamente c'è tantissima gente, cioè tanta gente sta partecipando e ci si sta iscrivendo per questa gara corsa. In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buona corsa. Ciao e a presto. Oh, ecco qua, siamo pronti per la corsa, allora dai. Io cammino, eh? Io cammino, alla mia età cammino. Allora, vediamo un'impressione sulla corsa, dai. Beh, noi abbiamo il nostro gruppo di Non Solo Mare ampiamente rappresentato e quindi ci sentiamo orgogliosi di partire. Caivone Non Solo Mare, le gite del giovedì cosiddetto. Abbiamo qua il più grande atleta di Toirano. Maestro, allora. Stavo dicendo che uno che bisognerebbe che a Toirano lo facessero tutte le domeniche, manifestazioni di questo tipo o genere, perché anima un po' il paese, porta vita, ringiovanisce per noi vecchietti, spiritualmente. Va bene. Partecipato, credo che non ne manchi nessuna, questo è sicuramente, e mi ha invitato con tanto calore proprio per quanto sono le 10:05, ormai manca veramente poco, 5 minuti alla partenza. Siamo veramente contenti di questa corrige di pubblico e che dire, in bocca al lupo a tutti e buona corsa a tutti, grazie ancora. La prima impressione del primo, bellissimo, bellissimo, veramente faticoso, impegnativo, ma molto molto bello. Complimenti a chi ha organizzato, perché davvero, soprattutto vorrei fare un grandissimo saluto a Carmela e un grandissimo in bocca al lupo per continuare questa strada che ha
che ha dovuto prendere, molto importante davvero. Un grande saluto e un abbraccio. Il numero 51, Samuele Meinero, 76, Andrea Mortoccia. Ecco qua il secondo e terzo, due secondi, via, due secondi. Dai, ce la fai, bella gara, bella. Un saluto a tutti, un Samilo, soprattutto a Carmela. Forza, ce la puoi fare. Ciao!